Quindi buonasera di nuovo a tutti, grazie per essere qui. Sono Cosimo Righini di Scia Toscana e sono qui per presentare, per introdurre i lavori, diciamo, di lancio e di presentazione del progetto EOS, un progetto finanziato nell'ambito della misura 16.2 della Regione Toscana, con i fondi del vecchio programma di sviluppo rurale, quindi la programmazione che si è appena conclusa 2014-2020, estesa anche fino al 2022-2023, e che riguarda diciamo, la cooperazione per l'innovazione. È un bando per cui la Regione Toscana nel 2022 aveva stanziato 2 milioni. Ma visto l'enorme, diciamo, successo che ha avuto il bando in termini di domande presentate, ha ampliato la dotazione finanziaria con successivi scorrimenti, portando a oltre 7 milioni, diciamo, la dotazione finanziaria di questo strumento, che conferma, diciamo, l'interesse, almeno per quanto riguarda il sistema toscano, il sistema agricolo chiaramente toscano, di innovarsi e di farlo soprattutto con strategie di rete, quindi di mettere insieme diversi attori, a partire dai chiaramente i soggetti, diciamo, detentori dell'innovazione, che possono essere università ma anche aziende, e cercando di metterli insieme con realtà agricole, quindi con un'innovazione sempre più che veda protagonista il settore primario, protagonista e anche motore, diciamo, in qualche maniera dell'innovazione. Per cui sono effettivamente molte le proposte progettuali presentate, molte non sono state ne nemmeno finanziate, però chiaramente, essendo un bando al termine della programmazione, ha dovuto necessariamente prendere anche in considerazione gli aspetti di chiusura e rendicontazione dei fondi europei per lo sviluppo agricolo. In EOS, lo avete capito anche probabilmente dall'invito, noi parliamo di agricoltura di precisione, in particolar modo applicata a un settore, quello cerealicolo, un settore molto importante, un settore che è stato anche al centro recentemente di alcune vicende, cronache, chiaramente per la difficoltà nel cercare marginalità e nell'avere marginalità proprio su questo settore da parte degli operatori del settore, dove effettivamente gli ultimi anni sono stati contraddistinti da alcuni fenomeni importanti. Pensiamo a tutta la crisi ucraina, legata sia da una parte ai fertilizzanti, sia all'ingresso chiaramente agevolato di materie prime provenienti da questi paesi, chiaramente dai paesi dell'est, grandi produttori di cereali, ma che comunque vede l'Italia sicuramente proprio nel settore cerealicolo, uno dei principali trasformatori. Chiaramente pensiamo a tutta l'industria, diciamo, l'agroindustria legata alla pasta e al prodotto made in Italy. Quindi chiaramente strategie per digitalizzare, per ottimizzare le risorse disponibili, diciamo, da parte degli agricoltori per la gestione agronomica dei propri terreni, è sicuramente un elemento fondamentale. Credo sia stata la spinta da parte di Terre dell'Etruria, una cooperativa agricola molto importante nel nostro territorio, a capofilare il progetto. Quindi, prima di lasciare la parola direttamente a Mattia Bernardi, che è qui presente in rappresentanza della cooperativa, io vi presento velocemente il partenariato. Molti partner parleranno successivamente. Oltre chiaramente a Terre dell'Etruria ci sono due aziende agricole: l'azienda agricola Fagiolini e l'azienda agricola Francinella, che sono chiaramente coinvolte nella sperimentazione, due portatori dell'innovazione, il DAGRI, in particolar modo l'Agri Smart Lab, capofilato da Marco Vieri e dal dottor Sarri, l'azienda Copernico, che ha già lunga esperienza nell'applicazione e nella creazione di software per l'agricoltura di precisione. E poi chiaramente noi come partner, Cia Toscana come partner, diciamo, responsabile della disseminazione delle attività, chiaramente insieme a tutto il partenariato. Quindi io ringrazio nuovamente della partecipazione e lascerei la parola a Mattia Bernardi di Terre dell'Etruria. Prego, Mattia. Grazie
Grazie Cosimo, ciao. Ciao a tutti quanti, grazie per la partecipazione. E dunque, appunto, come diceva Cosimo, il tema dell'agricoltura di precisione è un tema importante, importante perché diciamo, ci consente, ed è quello poi che verrà fuori col progetto, di andare ad evidenziare quelli che sono i benefici economici e ambientali per l'applicazione appunto dei mezzi tecnici. Terre dell'Etruria è coinvolta anche appunto in diversi progetti che con lo scopo appunto di diciamo divulgare queste tecniche. Abbiamo perso direttamente Mattia, speriamo di recuperarlo il prima possibile. Intanto possiamo dire chiaramente che questo progetto ha sicuramente la finalità di duplice di coltivare, quindi da una parte sicuramente vengono coltivati le colture appunto prevalentemente nell'area diciamo livornese pisana dove sono appunto ubicate principalmente le aziende che aderiscono alla cooperativa Terre dell'Etruria e le due aziende agricole coinvolte nel progetto. Dall'altra anche coltivare i dati, perché qui quello che si cerca di fare nell'ambito del progetto è che i ricercatori ci spiegheranno sicuramente in maniera molto più egregia di quanto lo stia facendo io in questo momento, di come valorizzare alcuni dati che provengono chiaramente sempre di più dagli strumenti che sono, direi, alla portata. Veniamo chiaramente da numerosi finanziamenti sia nell'ambito del PNRR sia nell'ambito del programma di sviluppo rurale verso la digitalizzazione del settore, quindi verso l'acquisizione di strumentazione digitale da parte degli agricoltori, spesso non acquisita e utilizzata non in maniera del tutto consapevole, quindi diventa sempre più Diciamo. fondamentale, eccoci, che chiaramente sia utilizzata e conosciuta, quindi il progetto ha questa duplice valenza: dall'altra la coltivazione vera e propria, dall'altra la coltivazione del dato in senso di cura e di messa a disposizione da parte dell'agricoltore per migliorare la gestione agronomica delle proprie colture. Mattia, se ci senti, se hai modo di ricollegarti, ti lascerei nuovamente la parola. Credo che ci siano, continuino a essere dei problemi di natura tecnica. Allora, se Forse andiamo un attimo. Cosimo, proviamo a spengere le videocamere e a lasciare solo quella del. Forse si alleggerisce un Proviamo. po'. Mi sa che il problema ce l'ha Mattia, non noi. Infatti, non credo che sia un problema di. No, temo Non è di la no. piattaforma, è proprio Mattia No. che non ha il segnale. No, temo proprio che sia in questo modo qui. Allora, Io andrei avanti con Daniele, se tu sei Non, d'accordo. sì, per non avere, per non perdere giustamente ulteriore tempo, io chiedo a questo punto al dottor Sarri di procedere con la sua presentazione perché lui ci parlerà di digitalizzazione, innovazione tecnologica e di precisione nella filiera cerealicola nella Costa Toscana, oh, ce l'abbiamo fatta a dirlo correttamente, mi scuso. Per brevità, prima chiaramente ho parlato di Dagri, di Agri Smart Lab, soltanto del dottor Sarri e del professor Vieri, però in realtà dietro c'è un gruppo di ricerca molto nutrito e molto consistente, quindi interverranno chiaramente o hanno contribuito alla presentazione che vedremo.
anche la dottoressa Perna, il dottor Pagliai, la dottoressa Russo e il dottor Rimbotti. Quindi lascerei la condivisione a Daniele, quindi arriverà un messaggio di condivisione e procediamo con la relazione che ricordo digitalizzazione, innovazione, tecnologia di precisione nella filiera cerealicola nella costa toscana. Benissimo, grazie. No, Vedete la presentazione? la vedevamo fino a che non è successo qualcosa che l'ha fatta sparire. Ci riprovo. Ora? No. È saltata proprio la condivisione. Saltata la condivisione. Allora, Quindi. riproviamoci. Condividi. Ci riprovo. Bene, vediamo. Perfetto. La prima slide con il titolo, vedete, giusto? Sì, Come io sì. ho più schermi. Ok. Allora, buonasera, buonasera a tutti. Io sono Daniele Sarri, lavoro al DAGRI con il professor Marco Vieri, sono un ricercatore e oggi vi riporto un po', insomma, quello che sono state fino ad oggi le attività del progetto EOS. Prima però, diciamo, faccio un sentito ringraziamento a tutti coloro che stanno portando avanti le attività con le diverse difficoltà che abbiamo riscontrato dal punto di vista anche amministrativo. Ringrazio te Cosimo per il puntuale lavoro di martellamento che ci fai per richieste di documenti, eccetera. E ringrazio le aziende ospitanti, Roberto Fagiolini in prima persona per tutta la pazienza che ha con noi tutte le volte che gli chiediamo dati e informazioni. Ringrazio Bernardi, Mattia, anche lui siamo costantemente in contatto con Mattia tramite Carolina e ringrazio ovviamente anche Giovanni Pomi per le interazioni che abbiamo. Si è instaurato un clima collaborativo, c'è interesse nel portare avanti questa progettualità che ha sicuramente affronta degli aspetti sicuramente innovativi e ambiziosi per un cambiamento di paradigma per la gestione nell'ambito delle coltivazioni cerealicole. Per quanto riguarda il progetto, ci sono diverse azioni, da quelle ovviamente di acquisizione dati, di comunicazioni, eccetera, fino a io vi parlerò, vi riporterò un po' più nello specifico quelle che sono le attività che stiamo portando avanti come DAGRI, come laboratorio AgriSmart Lab. Nello specifico, noi ci dobbiamo occupare dell'applicazione di tecnologie, di strategie di agricoltura di precisione e in particolar modo lo stiamo facendo tramite di Roberto Fagiolini, introducendo una gestione di precisione per le operazioni di concimazione e di semina a rate variabile. Questo è un lavoro che fa parte di un tassello dell'intero dell'intero progetto, poiché poi ci sono tutti gli altri partner che collaborano alla raccolta dati, alla produzione di informazioni, con l'obiettivo ultimo di arrivare a valutare un potenziale protocollo di premialità da poter introdurre all'interno di quelle aziende che decidono di intraprendere un percorso di precisione nella gestione agronomica aziendale.
Questo da che cosa scaturisce? Scaturisce da un'idea iniziale nata da le criticità di un settore che si sono progressivamente divenute sempre più difficili, conseguentemente al conflitto ucraino che ha portato nel 2022 a una crisi del settore importantissima. Oggigiorno viviamo le proteste degli agricoltori, è un comparto, quello delle coltivazioni di piano campo, ma in generale quello agricolo, che è soggetto ad elevata vulnerabilità. Abbiamo un andamento stagionale sempre più complesso. L'anno scorso è stato estremamente complesso anche per la parte cerealicola, con tutte le problematiche funghi che si sono sviluppate nelle coltivazioni, portando a decadimenti qualitativi e quantitativi. C'è un aspetto importantissimo legato a quella che è la vulnerabilità legata all'andamento dei prezzi dei mercati, che spesso sono estremamente altalenanti e difficilmente gli agricoltori riescono a coprire gli investimenti che annualmente sborsano per coltivare i propri campi. Ovviamente poi anche vulnerabilità legate alla scarsità di risorse inteso come disponibilità tecnologiche. Abbiamo la fortuna di lavorare, all'interno del progetto con un'azienda che è un esempio di innovazione tecnologica e è un esempio anche di approccio alla gestione. Ci sono degli agricoltori, fra i quali appunto Roberto Fagiolini, che sono dei precursori, che stanno credendo in questo nuovo approccio perché hanno toccato con mano quelli che possono essere i vantaggi derivanti dall'introduzione dell'agricoltura precisa. Al tempo stesso, le vulnerabilità sono legate anche a una scarsa disponibilità di personale esperto nel poter affrontare questo nuovo modello di gestione agricola, nuovo modello che richiede nuove competenze, un nuovo approccio gestionale che, come abbiamo più volte evidenziato anche con il professor Vieri, richiede nuove competenze, nuove conoscenze che noi stiamo cercando in ambito universitario di trasferire ai nuovi studenti, ai nuovi tecnici che poi affronteranno e supporteranno, affronteranno le sfide future e potranno supportare gli agricoltori nei prossimi anni. L'agricoltura di precisione è diciamo, un po' una risposta a uno scenario estremamente complesso. Ho riportato solo alcuni elementi di riflessione. Ho riportato solo alcuni elementi legati ai fattori della produzione che gli agricoltori si trovano quotidianamente a dover approvvigionare, primi fra tutti il gasolio agricolo. Se si guarda non troppo lontano, ma al 2022, a febbraio di 2 anni fa, e si riporta il prezzo, diciamo, si riguarda sul prezzo di quello che è il gasolio agricolo a quella che è la data, diciamo, odierna. Si percepisce chiaramente che le difficoltà che si stanno manifestando dal mondo produttivo agricolo sono evidenti, i costi sono aumentati, sia per il gasolio, ma anche per quelli che sono
altri fattori fondamentali per la produzione, come ad esempio i concimi. È vero che fortunatamente c'è stato un calo rispetto ai picchi che ci sono stati nel 2022, conseguentemente allo scoppio della guerra in Ucraina e alla crisi energetica del gas, che ha poi determinato conseguentemente anche un aumento di quelli che erano i costi per l'approvvigionamento di tutta la parte dei nutrienti. Il trend è quello a ribasso, ma comunque i valori si attestano a valori a prezzi più alti rispetto a un biennio fa. E questo impone ancora l'ultima parte, quella relativa anche agli aspetti relativi alla vendita finale della granella, sia qui ho riportato per semplicità dei dati aggregati sui prezzi del frumento tenero e quello duro, però si vede insomma che è vero sì che c'è un trend tendenziale a un prezzo più tendenzialmente più alto rispetto a un biennio fa di vendita, però proporzionalmente si ha un costo molto più alto rispetto a tutti i fattori che concorrono alla produzione, quindi il margine utile per gli agricoltori diventa sempre più ridotto. E quindi l'idea di questo progetto è stata quella di andare a valutare quelle che possono essere delle soluzioni come l'agricoltura di precisione che vengono anche dettate da quelle che sono le linee di indirizzo comunitario. Qua potete vedere quelli che sono i livelli di implementazione. Nelle aziende in cui stiamo facendo sperimentazione, o meglio sperimentazione, stiamo facendo un collaudo, un trasferimento delle innovazioni, una messa a punto, diciamo, siamo a livelli tendenzialmente intorno al quarto livello, ovvero aziende in cui possono essere presenti stazioni agrometeo supportate da modelli di supporto alle decisioni per gli interventi di controllo fitopatologici e si attuano tutta una serie di misurazioni volte alla conoscenza di quella che è la variabilità dei suoli, quindi di come variano le caratteristiche fisico-chimiche dei suoli. E si attuano operazioni a rateo variabile, quindi in modo differenziato in funzione di quella che è la variabilità presente in azienda. Siamo quindi in uno scenario avanzato che risulta a livello di avanzamento complessivo tecnologico. Quindi delle soluzioni disponibili a livello di commerciale, però non il livello più alto. Si sta affacciando infatti un altro capitolo che è quello rappresentato dalle soluzioni robotiche, quindi sistemi autonomi, robot autonomi che possono andare a operare, attuare delle operazioni in modo totalmente automatico, ma noi crediamo insomma che questo nuovo capitolo ancora avrà una fase, è in una fase adolescenziale e quindi che debba crescere e maturare d'esperienza affinché possa essere trasferito in contesti, nei nostri contesti. È vero anche che purtroppo, concedetemi questa riflessione, ancora oggi in Toscana abbiamo delle forti limitazioni per la promozione e la diffusione generalizzata dell'agricoltura di precisione sul territorio. Ne è un esempio, la mancata presenza sul territorio di reti
di posizionamento di precisione satellitare, RTK, di dominio pubblico e quindi accessibili da parte di tutti gli agricoltori. Gli agricoltori infatti oggi devono sottoscrivere abbonamenti per avere correzioni differenziali e quindi poter operare con precisione. Questo è un aspetto che alcuni degli agricoltori della cooperativa hanno evidenziato e quindi su questo dovremo cercare in futuro di far leva per far sì che l'agricoltore di precisione possa diffondersi in modo ampio sull'intero territorio. Quindi questi sono i differenti livelli. Le fasi di processo che cosa implicano? E sono quelle che stiamo andando a implementare all'interno del progetto. Si parte da una fase di monitoraggio e di raccolta dati per acquisire tutti quei dati utili ad estrarre delle informazioni per poi andare a analizzarli, a elaborarli tramite ovviamente una moltitudine di soluzioni e di vie di processamento. Si stanno sempre più sviluppando tante soluzioni, alcune anche open, che possono consentire diciamo tutto sommato facile interpretazione dei dati e processamento del dato, per arrivare poi a una implementazione del dato in una mappa di lavorazione. In questo caso, nel progetto, noi stiamo lavorando su quelle che sono le mappe di semina. Abbiamo fatto vedremo se successivamente, insomma, delle prime applicazioni sulla parte di semina e di concimazione a rateo variabile, quindi differenziato, semine e concimazione differenziate sul suolo, su alcuni campi, delle aziende, partner di progetto. Questo che cosa implica? Implica ripensamento e riorganizzazione di quello che è il cantiere dei cantieri aziendali. Ci vogliono tecnologie che supportano il posizionamento dei macchinari sul territorio, quindi sistemi di ricezione satellitare, sistemi di ausilio alla guida per l'avanzamento del trattore. E software e sistemi per poter elaborare e processare i dati. Sul mercato ci sono diverse soluzioni, esistono diverse soluzioni, queste hanno ancora dei costi piuttosto elevati. Diciamo, l'imminente bando sull'innovazione che c'è. Tante di queste soluzioni sono, anzi, queste soluzioni sono quelle previste che possono essere inserite all'interno dei piani di investimento. Tutte soluzioni, come velocemente faccio questa carrellata, portano l'avere un mezzo in grado di tracciare il proprio posizionamento e di gestire, in grado di gestire quella che è una mappa di prescrizione creata ad hoc. Sistemi che rendono quindi un trattore, anche un trattore di vecchio tipo, di vecchia concezione, prettamente meccanico, lo rendono digitale, quindi si possono implementare tutta un'architettura hardware e software che permette quindi di andare a rendere digitale, quindi utilizzare mappe di prescrizione anche un trattore di vecchio tipo. A livello di soluzioni per attuare le due operazioni che ho prima elencato, quindi la semina e la concimazione,
ancora, diciamo, non ci sono tantissime soluzioni sul mercato. Ci sono i principali costruttori che avendo, diciamo, più possibilità di investire su macchine decisamente più complesse, poiché si introduce molta elettronica, molta sensoristica sulle seminatrici, hanno prodotto dei modelli, ma diciamo ancora oggi sulla parte di semina si contano, ecco, sulle dita di una mano a livello nazionale i produttori di queste tecnologie. Fortunatamente, appunto, una delle aziende, Roberto Fagiolini, ha a disposizione una di queste tecnologie che permette di andare quindi a differenziare quella che è l'intensità, la densità di semina, e quindi si può andare a migliorare quello che è l'aspetto relativo alla riduzione delle sovrapposizioni dei passaggi del macchinario e a differenziare la densità di semina con vantaggi. In letteratura si parla del risparmio di sementi utilizzate fino a un 8% in queste prime sperimentazioni che sono state fatte. Analogo discorso per quanto riguarda la concimazione. È vero che in questo ambito, per questa tecnologia, si incominciano a vedere un numero più elevato di soluzioni, macchinari estremamente performanti, collaudati, e sono in grado di, sei in grado oggi di gestire totalmente quelle che sono il profilo di distribuzione del concime, sia per suddivisione delle singole sezioni fino ad arrivare a fare sezioni di distribuzione, come vedete qua in basso a destra, localizzate in un'eventuale fascia perimetrica, e quindi in spazi estremamente confinati. Partendo quindi, diciamo, da quella che è la situazione, le nostre attività sono iniziate, hanno consistito, diciamo, nel andare a creare per monitorare, quindi andare a implementare sia la semina e la concimazione a rate variabile, si è andati a fare una ricostruzione del modello digitale del terreno, degli appezzamenti dell'azienda di Roberto Fagiolini e di Francinella. È stato fatto un volo preliminare in corrispondenza della semina, quindi con terreno lavorato, appena lavorato, nei giorni concomitanti alla semina, e in questo modo abbiamo creato il dato al tempo zero. Quindi creiamo un modello digitale del terreno che utilizzeremo come elemento di base, come offset e lo zero di riferimento del suolo, per andare poi successivamente a fare tutta un'altra serie di valutazioni con potenzialmente l'obiettivo di andare a stimare, ad esempio, quello che è lo sviluppo della biomassa presente in campo e indirettamente andare a determinare, ad esempio, quelle che possono essere delle stime di resa, oppure, non lo auguro che succeda, ma se si creasse una condizione di allettamento, a stimare quelle che potrebbero essere i danni da allettamento sul campo. Il processo prevede, appunto, un volo, è stato fatto un volo. Quindi una triangolazione dell'acquisizione delle immagini, la creazione di un modello tridimensionale, quindi per ogni pixel dell'immagine abbiamo la quota
e abbiamo, diciamo, le coordinate geografiche in precisione centimetrica, quindi questo ci permette di fare in futuro poi tutta, con tutti i rilievi che faremo successivamente, una serie di considerazioni, di valutazioni. Analogamente lo abbiamo fatto per la parte di, per l'altra azienda, per Francinella, sempre lo stesso giorno. Venendo alla parte di attività di implementazione, di applicazioni, quindi di agricoltura di precisione, l'azienda Fagiolini ha a disposizione un sistema di gestione di precisione delle flotte, e qui potete vedere diciamo, i vari elementi che utilizza l'azienda per gestire il macchinario. Qua siamo all'interno della mietitrebbia, in alto a sinistra c'è il monitor che Roberto utilizza per andare a fare la guida assistita all'interno del campo e eventualmente questo monitor può essere spostato su un trattore per eseguire la parte di concimazione a rate variabile e la semina a rate variabile. La parte, il monitor in basso a destra è un monitor che gestisce tutta la parte di controllo e regolazione macchina, in questo caso la mietitrebbia, e quindi potete vedere anche che c'è un elemento con una luce blu accesa, un elemento cilindrico. Questo elemento è un elemento che permette di andare a rendere Bluetooth il canale ISOBUS del macchinario, quindi è possibile trasferire e ricevere informazioni da un qualsiasi dispositivo, come ad esempio quello che vedete in alto a destra, è un tablet che l'azienda utilizza per inviare o visualizzare le mappe di prescrizione, di resa o di segno. Questo dispositivo viene installato su un trattore accoppiato quindi non solo alla mietitrebbia ma anche allo spandiconcime e alla seminatrice. E quindi nella logica di processo che stiamo andando a attuare, siamo partiti quindi con la prima fase, ovvero quella della raccolta dei dati. Siamo partiti anche da dati pregressi che l'azienda aveva già a disposizione e in particolar modo abbiamo avuto la fortuna di poter recuperare quelli che erano i dati di resa dell'annata precedente, dato che gentilmente ci ha concesso Roberto Fagiolini, poiché non rientrava assolutamente nelle attività di processo, come tante altre informazioni che Roberto ci ha fornito e ci sta fornendo. Successivamente, quindi, dal dato si passa a quella che è un dato puntuale, una misurazione puntuale, si passa a quella che è un processo di spazializzazione, di interpolazione con diverse tecniche, da metodi più matematici a metodi geostatistici, per arrivare a definire delle zone di gestione, delle sottozone e infine a creare una mappa di prescrizione. Ora, la nostra attività è un'attività che facciamo in collaborazione con Mattia, con Roberto, e quindi seguiamo sì un protocollo di collaudo che abbiamo ipotizzato noi come Dagri, però ovviamente ci affidiamo anche a quelle che sono le indicazioni che vengono fornite da chi opera in campo e quindi conosce attentamente la zona di produzione. E cosa abbiamo fatto? Questa che vedete nell'immagine centrale
e sono i campi di Roberto Fagiolini, che lo vedete nella foto in basso a sinistra, dove nel sopralluogo che abbiamo fatto quest'estate da lui ci ha illustrato il suo modo di operare e abbiamo scelto quelli che sono gli appezzamenti di monitoraggio e di trasferimento dell'applicazione di quest'anno. Sono sei parcelloni larghi all'incirca 18-20 metri e su queste parcelle noi abbiamo individuato due parcelloni nel quale abbiamo fatto il 20 dicembre una semina a rateo variabile. La semina è stata concordata con Mattia Bernardi e con Roberto sulla base delle indicazioni loro e abbiamo chiesto loro di poter fare quindi un confronto, quindi avere due parcelloni con tre livelli di semina differenziata affiancati da parcelle in cui viene utilizzato il dosaggio aziendale, ovvero quello che normalmente l'azienda Fagioline utilizzerebbe. Per precisare, Roberto è il primo anno che fa la semina di precisione su questi campi, quindi è stata un'operazione che è rimasta nel dubbio fino all'ultimo, e poi effettivamente siamo riusciti a implementare questa attività. E come è logica, siamo partiti da quello che è il dato della resa dell'annata precedente, quindi sulla base di quelle che sono state le rese di raccolta ottenute, quindi il dato dalla mietitrebbia, abbiamo lavorato conseguentemente su questi dati per pianificare quello che poteva essere una semina. E lo stesso dato è stato utilizzato sia per fare la concimazione di fondo che Roberto ha fatto a metà dicembre con l'approccio King, ovvero di andare a distribuire un maggior quantitativo di concime dove l'anno precedente c'è stata una maggior resa e quindi ci sono state maggiori asportazioni di nutrienti e quindi con l'obiettivo di reintegrare le quote asportate. Per precisare, ci ha fatto il favore l'azienda di fare grano su grano, e quindi cosa che altrimenti non avrebbe assolutamente fatto. È stata fatta quindi successivamente la semina in tre differenti livelli e in quelle due parcelle e l'8 febbraio scorso è stata fatta la concimazione, la prima concimazione, seguendo come criterio di applicazione utilizzando, scusate, dati satellitari per pianificare la realizzazione della mappa di prescrizione che è basata sull'indice MSAVI, quindi un indice di vigore modificato per tener conto di quello che è la presenza del suolo, poiché allo stadio di sviluppo era ben evidente ancora l'effetto suolo e quindi per compensare le criticità che ci sono nell'utilizzo di questi dei dati satellitari, quindi si è proceduto con questo indice. Come
con il criterio, in questo caso, della logica opposta, dell'approccio King, ovvero l'approccio Robin Hood, quindi rubare ai ricchi per dare ai poveri, quindi maggior quantità di concime nelle zone in cui il vigore si presentava tendenzialmente più basso. Stesso criterio è stato adottato per la parte di Francinella, quindi nella stessa giornata, con gli stessi criteri, però a differenza del campo precedentemente visto, nella parte Francinella non è stata fatta la semina a rateo variabile, è stata fatta solo una concimazione a rateo variabile. E utilizzeremo questo anche per vedere gli effetti della combinazione delle due tecniche con una tecnica solamente, poiché i campi sono molto vicini, quindi si presuppone che il trend sia abbastanza similare. Quindi il processo decisionale ovviamente è un processo iterativo in continua evoluzione, poiché si valuta di volta in volta interagendo con i tecnici, fortunatamente con Mattia e Roberto che ci comunicano costantemente lo stato di sviluppo, le situazioni che si stanno determinando. Con Roberto, quindi con l'azienda Fagiolini, si parla quest'anno di fare solo un intervento di concimazione, non quanto pare non è previsto un secondo intervento, quindi valuteremo, ecco, di volta in volta come poter operare. Normalmente il processo prevederebbe due interventi di concimazione, però noi ascoltiamo quelli che sono gli interventi che l'azienda ha intenzione di implementare e poi decidiamo con un processo collaborativo quello che sono gli step successivi. Quindi al momento stiamo conducendo quindi queste attività che proseguono, stanno proseguendo, anzi settimana prossima andremo a fare un primo rilievo per la caratterizzazione biometrica dello sviluppo delle piante, per capire anche se dal punto di vista di accrescimento si notano differenze all'interno dell'appezzamento e faremo nel corso della stagione sia analisi da drone con indici multispettrali, sia da satellite che da drone, potenzialmente andando a monitorare anche più indici di vigore e l'aspetto dello stress legato agli indici termici. E le attività proseguiranno poi nel periodo fine primavera estivo, quindi nel momento della raccolta, andando a realizzare una mappatura ovviamente dell'intero appezzamento con il sistema presente sulla mietitrebbia, ma faremo anche dei rilevamenti sulla parte quali quantitativa parcellare, quindi nei blocchi di interesse con variazione di semine e di concimazione, faremo delle campionature per vedere quelli che sono gli effetti su quelli che sono stati per questa annualità gli effetti sulla resa rispetto alle condizioni aziendali che normalmente vengono attuate. Tutte queste informazioni poi sono elemento di trasferimento al partner Copernico e ovviamente all'azienda Terre dell'Etruria per andare a creare il database, un database informativo in cui si andranno a inserire tutte quelle che sono le informazioni di coltivazioni, quindi della parte applicativa in campo, non solo delle risorse primarie impiegate, dal gasolio alle sementi ai concimi, ma anche per tutta la parte di
altri elementi che concorrono poi all'ottenimento del costo finale della produzione della granella e quindi potenzialmente a definire quelli che possono essere gli elementi per i criteri di premialità nei protocolli di precisione che possono essere adottati, che potranno essere adottati dalle aziende. Io vi ringrazio e ringrazio in prima persona Carolina Perna che sta seguendo in modo diretto, ha seguito in modo diretto tutte le attività e ovviamente anche tutti gli altri ragazzi che stanno collaborando al progetto. E ovviamente rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti e domande. Grazie. Grazie, grazie Daniele per la presentazione, per l'introduzione, per anche in qualche maniera il punto di vista, insomma, di una persona come te molto coinvolta nell'ambito dell'implementazione di questi sistemi e che è ben consapevole della necessità non solo diciamo, di disseminarla alle aziende, ma di doverlo fare anche e soprattutto verso i tecnici, verso quelli che chiaramente saranno tecnici e quindi gli studenti dell'Università di Agraria, ma in generale anche i tecnici che attualmente forniscono e rappresentano degli innovation broker, come vengono chiamati nell'ambito del nuovo ACIS, del nuovo sistema di consulenza previsto dalla Commissione europea con la nuova, diciamo, programmazione comunitaria per quanto riguarda il Fondo di Sviluppo Agricolo, cioè i soggetti che effettivamente devono in qualche maniera impadronirsi di queste conoscenze sull'agricoltura di precisione per poi riuscire a trasferirle. Effettivamente la strada è ancora lunga, soprattutto se si guarda al contesto italiano rispetto ad altri contesti europei. La regione toscana, fortunatamente, nell'ambito del sistema complessivo dell'ACIS, che comprende la formazione degli agricoltori, la formazione dei consulenti, i regimi proprio di formazione, di consulenza e nuove misure che sono state introdotte nell'ambito del nuovo programma di sviluppo nazionale, ha messo ben 17 milioni, quindi pari al 2% della programmazione della dotazione finanziaria complessiva del complemento di sviluppo regionale, quindi una dotazione importante che deve in qualche maniera vederci sempre di più collaborare tra tutti i vari soggetti della filiera, quindi a partire chiaramente dai detentori dell'innovazione, a chi fa consulenza alle aziende stesse, alle agenzie formative. Infatti noi chiaramente nel rivolgere l'invito, diciamo, del webinar di oggi non ci siamo limitati soltanto alle aziende, ma abbiamo anche coinvolto direttamente i nostri consulenti, i consulenti agricoli, che chiaramente sono tra gli attori principali, come ricordo, per diciamo in qualche maniera la promozione di alcune pratiche. Non so se ci siano delle domande e delle curiosità rispetto o dei chiarimenti rispetto a quanto presentato da Daniele. Chiaramente sono risultati preliminari, frutto sicuramente di una campagna di sperimentazione. Purtroppo, come abbiamo detto, il progetto non ha molto tempo, essendo finanziato nella vecchia programmazione, ma sicuramente sarebbe opportuno continuare, se ci sarà occasione, con nuove progettualità per dare una continuità, diciamo, e anche una quantità di dati sempre più consistenti e quindi sempre più utili proprio per la creazione di quei database che ha citato nella parte conclusiva del suo intervento, Daniele. Allora, se non ci sono dubbi o curiosità, ringraziamo
il dottor Sarri e tutto il team dell'Agri Smart Lab e l'Agri dell'Unifi che si è occupato di questa parte della ricerca del progetto EOS. Tornerei al capofila, quindi al dottor Mattia Bernardi, se ci sente Eccomi, e se possiamo sì. prendere il saluto iniziale. Grazie. Chiedo scusa per questi problemi tecnici, ma purtroppo è da ieri sera che abbiamo un po' di problematiche con l'elettricità. Quindi ora sono collegato da cellulare, da smartphone, quindi dovrebbe essere stabile. Dunque, quello appunto che ci tenevo a dire è che appunto con queste tecniche di agricoltura di precisione appunto si hanno dei vantaggi notevoli non solo da un punto di vista ambientale, ma anche economico. E a tal fine, appunto, diciamo, con questo progetto, Terre dell'Etruria si pone l'obiettivo di andare a costituire una premialità per gli agricoltori che cercano di innovare, che si portano avanti, attraverso appunto dei protocolli di premialità. Ora ci stiamo, diciamo, lavorando, però abbiamo iniziato a delineare alcuni punti chiave che sono fondamentalmente il rispetto di una linea tecnica, quindi una linea tecnica proposta appunto dal nostro staff di agronomi, e questa linea tecnica dà diciamo uno sconto del 2% se appunto vengono applicate una concimazione in presemina, un diserbo in copertura e una concimazione in copertura. Scusate, ho detto un diserbo in copertura, in realtà intendevo un diserbo in presemina. È un trattamento fungicida in copertura. Quindi appunto con l'applicazione di questo protocollo, di questa linea tecnica, teoricamente si dovrebbe ottenere un prodotto di qualità. E qui quindi andiamo ad identificare il secondo punto, ovvero una seconda scontistica pari all'1% su un prodotto diciamo definito dalla Borsa Merci di Bologna come prodotto fino, quindi con peso specifico superiore a 78-79, proteine superiori ai 13,5% e un'umidità inferiore a 12. Quindi appunto tutte queste scontistiche, quindi 2 più 1, 2% più 1%, verranno applicate poi agli acquisti dell'anno successivo. Queste scontistiche perché vengono fatte? Proprio per andare incontro all'agricoltore, perché con l'applicazione diciamo, di queste tecniche di agricoltura di precisione, l'ausilio anche di DSS andare ad identificare il giusto periodo di applicazione di, ad esempio, un fungicida, riesci a appunto mi sentite? Ok. L'agricoltore riesce appunto a essere competitivo sul mercato perché va ad abbattere un po' quelli che sono i costi dei mezzi tecnici che negli ultimi 3 anni hanno visto un aumento significativo. Per diverse ragioni e che comunque ha dovuto, se vogliamo, anche un po' assorbire quasi interamente l'agricoltore. Noi, per quel che abbiamo potuto, abbiamo cercato di farci carico di questo rincaro, però appunto si parla anche in alcuni casi, come ad esempio l'urea, che è il prodotto base per la concimazione del grano, anche di 4-5 volte rispetto all'anno precedente. Quindi appunto tramite queste tecniche di agricoltura di precisione, tramite le scontistiche, si riesce appunto ad ottenere dei vantaggi competitivi. E quindi nulla, questo diciamo è lo stato dell'arte per quanto riguarda la cooperativa. Io ringrazio, ci tenevo a ringraziare a parte tutti i partner e anche appunto le aziende agricole, quindi l'azienda di Roberto Fagiolini e di Francinella Luciana. Se ci sono domande. Bene, intanto ti ringraziamo,
E chiaramente ci scusiamo, però purtroppo la videoconferenza pone effettivamente dei limiti, chiaramente che sono quelli della tecnologia e della corrente, quindi non è la prima volta che possono succedere queste problematiche. Quindi grazie comunque dell'intervento e grazie anche dell'impegno della cooperativa chiaramente per cercare di promuovere sempre maggiormente queste tecnologie anche attraverso delle scontistiche. Tra l'altro è una ricerca pubblicata ieri proprio su delle sperimentazioni di grano tenero, in questo caso dove una tecnologia sempre di agricoltura di precisione ha permesso chiaramente un incremento delle rese complessive del 14%, che è effettivamente un buon risultato considerando che chiaramente, come ha ribadito anche più volte la Confederazione, attualmente alcune produzioni agricole, in particolar modo quelle del grano, molto spesso sono in rimessa rispetto ai costi di produzione. Quindi l'incremento delle rese e la gestione più efficace degli input agronomici è sicuramente fondamentale per riuscire a dare una sostenibilità alla filiera. Quindi chiaramente a maggior ragione il contributo e il valore che questo progetto può dare alla filiera cerealicola toscana. Quindi ringraziamo nuovamente Mattia. Io a questo punto lascerei la parola, come già citato dal dottor Sarri in chiusura, a Marco Antoni e Giovanni Pomi dell'azienda Copernico, che si occupano appunto della creazione di questo database, quindi della raccolta dati, del monitoraggio e della gestione di una piattaforma digitale che in qualche maniera aiuterà o dovrebbe aiutare chiaramente gli agricoltori anche nel gestire i numerosi dati che vengono non soltanto chiaramente dalle trattrici, ma citava Daniele dalle centraline, dagli igrometri ci possono essere all'interno delle aziende, quindi tutta una serie di dati importanti. Ti abilito quindi alla condivisione dello schermo, Marco, e Ok, lo vedete? sì, entriamo in piattaforma con te. Allora, intanto buonasera a tutti. Spero che il segnale di non fare la fine di Mattia e quindi di non avere perdite di segnale o di rete o di energia elettrica, ma insomma non dovrebbero esserci problemi. E siccome sono l'ultimo, cercherò anche di non essere molto lungo nell'esposizione, ma di parlarvi un attimo in maniera più definita del progetto e del perché noi siamo nel progetto. Noi siamo una società, per chi non ci conosce, ha sede a Montalcino, non siamo una software house, quindi noi non facciamo software né abbiamo la voglia né l'ambizione di farlo. Noi per fare la partita dei software ci appoggiamo in partenariato al Tecnopolo di Bologna, una società che sviluppa software del Tecnopolo e con loro ormai lavoriamo da tanto tempo. Perché siamo all'interno di questi progetti e continuiamo a starci fin dal primo progetto fatto con Marco Vieri, con CIA a Montalcino, era Montalcino Alta Qualità Sostenibile, era una 16.2 di un PIF, su cui abbiamo realizzato la prima piattaforma per la gestione dei dati provenienti da fonti terze, satelliti e non solo, centraline, per dimostrare che i dati, perché era quello l'obiettivo del progetto, i dati possono essere gestiti, analizzati e soprattutto poi riofferti alle aziende in vario modo. Da quel momento sono passati vari anni, abbiamo fatto vari gruppi operativi e in particolar modo il progetto EOS ci è interessato e ci interessa perché, e ora lo vedremo, nella gestione del dato che noi ci poniamo di non solo gestire e archiviare in un database, ma anche di analizzare e confrontare, stiamo lavorando utilizzando EOS e non solo a progetti che riguardano prevalentemente non tanto la gestione dell'agricoltura di precisione, su cui poi ora apro una piccola parentesi, ma sulla sostenibilità ambientale, intendendo però per sostenibilità non solo quella ambientale, inizialmente quella economica, quindi processi di certificazione di sostenibilità. In particolar modo siamo interessati alla nuova linea Equiplanet, la nuova certificazione Equiplanet presentata da Valoritalia qualche giorno fa alla Camera, a
a Roma e a Equalitas con cui collaboriamo per la parte invece delle certificazioni sul vitivinicolo. Equiplanet non si occupa assolutamente del vitivinicolo, invece Qualitas e la nuova revisione di Equalitas sì. E quindi la gestione e la raccolta dei dati diventa fondamentale per la certificazione dei processi di sostenibilità. All'interno di questo meccanismo, noi negli anni abbiamo sviluppato questa piattaforma che vedete, si chiama GApp, non è in vendita, è una piattaforma che noi utilizziamo, è aperta, chi la vuole utilizzare ce lo chiede, gliela abilitiamo, fornisce tutta una serie di possibilità di avere dati e collegamenti anche con Artea, che ora vi racconto molto velocemente. È una piattaforma che sostanzialmente nasce con l'obiettivo di gestire, archiviare i dati e renderli fruibili alle aziende. Qual è il problema dell'agricoltura di precisione attuale, quella di cui parlava, ha parlato in maniera molto approfondita Daniele? Il problema della gestione dei dati del precision farming è che tutti i sistemi sono isolati. Cioè i sistemi tra di loro non dialogano e quindi la raccolta dei dati da tutti quei sistemi che Daniele vi ha illustrato, delle varie piattaforme, delle varie case di produzione, sono in un ambiente chiuso, sono nicchie che dialogano solo tra sé. Quindi la New Holland ha il suo progetto, la Class ha il suo progetto, la Fendt ha il suo progetto e riuscire a interfacciarsi con quelle realtà per riuscire non solo a scaricare il dato, ma anche a ritrasmettere alla piattaforma, parliamo ad esempio delle mappe di prescrizione, diventa un'impresa ardua, a volte impossibile. Quindi, l'abbiamo detto varie volte, io continuo a ridirlo, continuo a sostenere questa posizione che i finanziamenti europei dovrebbero essere dati a quelle aziende che aprono i loro canali e non quelle che invece sostanzialmente tendono a chiudere le loro piattaforme. Quindi continuare ad investire su piattaforme chiuse, secondo me, è un errore in prospettiva, perché non permette l'apertura del dato, la gestione dei dati, l'analisi dei dati. Quotidiane di 2 km, così. Mi puoi aiutare te Cioè, Cosimo? decidere se operare è quando poi comincia a diventare doloroso, Ma probabilmente non è fa che poi a un abbastanza certo senso. punto. Allora, io non ho ancora il dolore per quando cammino, eccetera, però no, mi chiedo, non è che a un certo punto si dovrebbe. Ok, ora Marco, riattiva tu il microfono. Perfetto, grazie. Dicevo, quindi per noi il problema più grosso è e resta quello. Abbiamo provato ad attivare una piattaforma e lo dico anche per tutti quelli che operano nel settore, si chiama AgriRouter. In realtà Solo ci il sono mio dubbio, io posso continuare arrendo. a tranquillamente un pochino Questo è sabotaggio in della sì, concorrenza. però non mi vedo. Allora. Osimo, riporta l'ordine in questa chat, per favore. E dicevo, e quindi il grosso problema è proprio quello della gestione della raccolta dei dati da queste piattaforme. Ed è per questo motivo che noi stiamo lavorando con una piattaforma europea, si chiama AgriRouter, a cui le varie società affidano in parte i loro e trasferiscono i loro dati, ma vi assicuro che, nonostante quello che viene detto, in realtà il procedimento è molto complesso, ancora i protocolli non sono terminati. La Fendt, tanto per darne un esempio, trasmette solo pochissimi dati della moltitudine che raccoglie dalle macchine e quindi c'è un problema sostanziale di riuscire a raccogliere dati georeferenziati dalle macchine delle aziende agricole per trasferirle in piattaforme come questo. Quindi, in maniera automatica, la cosa è pressoché a oggi impossibile, se non in pochissimi casi. Addirittura la New Holland si è isolata ulteriormente uscendo dal protocollo europeo e creando una sua società ad hoc per la gestione dei dati. Quindi, cosa si è costretti a fare? A scaricare manualmente i dati dai sistemi e a ricaricarli in piattaforme di condivisione. Ed è quello che noi a oggi continuiamo a fare e stiamo facendo utilizzando anche EOS. La nostra piattaforma, che ripeto, è una piattaforma, la possiamo definire sperimentale, è sostanzialmente una piattaforma che permette il collegamento a tutta una serie di parametri. Qui voi vedete, ad esempio, in questa schermata, sono i campi dell'azienda Fagiolini. I campi dell'azienda Fagiolini qui sono stati importati direttamente tramite un protocollo con la regione toscana da Artea e quindi è sostanzialmente il PCG
che Fagiolini dichiara ad Artea e vengono importati in piattaforma. Per ogni campo, poi ovviamente georeferenziato, noi attribuiamo una serie di informazioni. Ovviamente su questa piattaforma si possono collegare centraline meteo, sulla sezione, e qui vado veloce, agrometeo, abbiamo i dati agrometeo, e per i dati agrometeo intendiamo in questo caso tutti quei dati, in questo caso sono tutti i parametri da satellite, da Sentinel, NDVI, eccetera, che vengono georeferenziati, e quindi ogni 5 giorni abbiamo il controllo per i dati da Sentinel sulle parcelle, su tutte le parcelle, in questo caso di Fagiolini o di chi utilizza questa piattaforma, questo software. All'interno di questa sperimentazione, che abbiamo utilizzato anche per altri progetti, ad esempio all'interno di questo abbiamo un progetto PROSIT, che permette le verifiche delle impronte di carbonio e dell'acqua per l'uso dei suoli, abbiamo e stiamo caricando i dati aziendali che vi faceva vedere prima Daniele. E quindi i dati delle aziende vengono sostanzialmente georeferenziati e rasterizzati in maniera da avere dei cluster con associato un valore che permettano poi l'analisi del dato stesso. Questi sono in questo momento le prime mappe relative a questo campo che sono state prodotte. In particolar modo quello che si vedeva prima sono i due campi prova, il 2 e il 6, che sono le immagini che mostrava prima sostanzialmente Daniele. All'interno di questi campi, quindi campi testimone in grigio chiaro e campi prova in grigio scuro, sono state fatte tutte le prove e raccolti tutti i dati. Io lascerei un attimo la parola a te, Giovanni, lo facciamo insieme e comincia ad illustrare magari velocemente le mappe e come le mappe poi vengono rappresentate, l'analisi che poi ne derivano per questa prima tranche di dati che siamo riusciti a raccogliere dall'apertura del progetto. Perfetto. Come raccontato dal dottor Sarri, il processo finora si è basato sulla creazione di una mappa di prescrizione che poi veniva data al mezzo. Il mezzo produceva una mappa effettiva di quella che era l'operazione e noi poi abbiamo lavorato su queste mappe. Chiedo quindi a Marco di andare in fondo e di aprirmi, la mappa che si chiama Prescrizione, Concimazione, Copertura 8.2.24. Ecco, quella che Perfetto. vedete non è al momento colorata, ma stiamo insomma lavorando anche sui colori. È una mappa in cui sono presenti aree e ogni area è caratterizzata da una certa quantità di concime ad ettaro che deve essere depositata. Questa ad esempio misura 170 kg ad ettaro, di qua ci sono 190 kg ad ettaro. Questa mappa, che ringraziamo insomma anche l'Università di Firenze per averla prodotta, viene data al mezzo, in questo caso di Fagiolini. Il mezzo di Fagiolini, ha prodotto la mappa seguente, se puoi accenderla Marco. Quale? Esatto, questa, Questa qui? concimazione copertura, sì. Ecco, questa qui è una mappa grezza in cui si vedono molti poligoni, ognuno dei quali riporta il dato puntuale di concime che in quella fascia di campo, in quella piccola zona, è stata data. Poligono della larghezza della macchina operante, ovviamente. Noi abbiamo preso questa mappa grezza, l'abbiamo elaborata e confrontata con la mappa di prescrizione per capire laddove l'operatore aveva seguito al meglio le indicazioni della mappa di prescrizione oppure no. Possiamo vedere quindi anche questa in scala di grigi, stiamo lavorando anche qui per i colori, le zone bianche o comunque più chiare. Questa è una mappa che indica la differenza, quindi nelle zone più chiare vediamo che l'operatore ha effettivamente dato una dose di concime al terreno molto simile, molto vicina o identica a quella proposta nella mappa di prescrizione. Le zone più scure invece evidenziano una differenza maggiore, quindi la dose di concime versata è minore rispetto a quella o molto maggiore rispetto a quella prescritta. Quindi questo ci serve anche come fondamentalmente analisi di quella che poi è la corrispondenza tra teoria, quindi mappa prescrizione, e quella che poi è la pratica, quindi la lavorazione effettiva che si sa non sempre è semplice o può presentare delle difficoltà. Mentre se andiamo a vedere le mappe in cima, e chiedo quindi a Marco di aprire la mappa che si chiama Rese grano interpolate, qua vediamo
la mappa colorata che rappresenta la resa dell'anno scorso, quindi questa è stata una mappa prodotta a seguito della trebbiatura, in cui si evidenziano tre aree che corrispondono ai tre colori, all'interno del quale ci sono dei range di prodotto raccolto, delle quantità prestabilite. Questa mappa ci è servita anche per trovare la variabilità del campo. Abbiamo incrociato quindi questi dati di raccolta con, e di questo se ne è occupata anche l'università in particolare, dati di raccolta incrociati con le immagini satellitari, indici che indicano differenze di vigoria, per trovare quella che è la variabilità in campo e quindi anche per avere maggiori dati per poi realizzare una mappa di prescrizione. Questa variabilità verrà ulteriormente spiegata in seguito quando verranno anche effettuate delle vere e proprie analisi del suolo. E quindi ecco, questa è un po' la fase attuale di progetto nel quale stiamo lavorando sulla rappresentazione di queste mappe e la loro e come interrogarle, ecco. Ovviamente le stiamo anche rasterizzando per renderle poi fruibili direttamente all'azienda con un front office all'azienda e con i dati che poi l'azienda può utilizzare. Perché questo tipo poi di analisi e di, come dire, organizzazione di tutto il ciclo di raccolta dati per poter poi decidere quali azioni intraprendere in campo, spesso i meccanismi di raccolta dati delle piattaforme non lo fanno. E questo era il problema di cui parlavamo prima, che noi vorremmo provare in qualche modo a dare una soluzione con questo progetto, non con questa macchina, cioè non con questo sistema digitale. Io avrei concluso, siamo stati rapidissimi, anche perché noi siamo di tutta la filiera gli ultimi a cui arrivano i dati che poi elaborano e caricano, quindi sostanzialmente stiamo elaborando ora i dati che hanno già raccolto. Che ha raccolto l'università in campo e che stiamo iniziando ad introdurre in piattaforma e che stiamo sviluppando. Certo, ti ringrazio Marco e chiaramente il ruolo è molto chiaro, cioè nel senso e nonché molto utile. Hai anche ricordato come c'è una necessità di intervenire, soprattutto per quanto riguarda diciamo, l'applicazione e la distribuzione di determinate tecnologie, anche da parte soprattutto sulle case costruttrici e chi mette a disposizione, diciamo, le macchine con queste sensoristiche, che sicuramente in questa fase non agevolano anche gli agricoltori che più volenterosi magari vogliono cercare di utilizzare all'interno della propria azienda, però per fortuna chiaramente ci sono delle piattaforme come quella che avete realizzato in fase sperimentale che possono in qualche maniera agevolare e dove si può avere effettivamente una confluenza e dove direi si percepisce anche il senso e l'importanza di alcuni dati che chiaramente dovranno essere implementati, visto che in questa fase si sono concentrate sulle operazioni culturali realizzate fino a questo momento in campo e che auspicabilmente si concluderanno anche con i dati della raccolta, appunto, per quanto riguarda la campagna 2024. Il tuo intervento in realtà è anche fondamentale perché mi permette di introdurre quella che è la collaborazione che il networking, l'attività di networking che come CIA cerchiamo sempre di fare nell'ambito dei vari progetti in cui diciamo siamo responsabili della comunicazione, perché crediamo che sia fondamentale non solo diciamo disseminare le attività dei singoli progetti, ma anche conoscere, diciamo, le innovazioni che si stanno promuovendo in altri progetti, possibilmente analoghi, possibilmente similari, e che possono poi magari far permettere di nascere nuove sinergie. In particolar modo, oggi avremo invitato con noi, e la ringraziamo per la sua partecipazione, la dottoressa Elisa Pellegrino, che lavora alla Scuola Superiore Sant'Anna e che da anni si occupa di fertilizzazione sostenibile, mentre
Nel vostro caso la fertilizzazione sostenibile viene utilizzata e viene realizzata tramite chiaramente l'utilizzo di macchinari che permettono un dosaggio corretto della quantità di fertilizzante. La dottoressa Pellegrino, con i diversi progetti per cui il suo gruppo di ricerca, ma sappiamo tutti che è lei il motore principale, sta attuando per quanto riguarda l'utilizzo chiaramente di fertilizzanti microbici che si associano a, diciamo, ai formulati anche tradizionali e che permettono una fertilizzazione sostenibile non soltanto dal punto di vista chiaramente economico, ma anche dal punto di vista ambientale, perché chiaramente, come ci spiegherà meglio lei, vanno a potenziare l'attività microbica del suolo, che è un aspetto sicuramente fondamentale, perché indubbiamente il futuro dell'agricoltura si concentrerà non soltanto sulla sostenibilità di tipo economico, che è sicuramente un paradigma da tenere presente anche per quanto riguarda l'applicazione delle innovazioni stesse all'interno del settore, ma anche una sostenibilità ambientale che oramai è diventata imprescindibile, forse anche troppo tardi, visto i cambiamenti climatici. Tra l'altro, la dottoressa Pellegrina è stata testimone di un'intervista recentemente, proprio per testimoniare l'annata calda e temiamo tutti molto siccitosa che ci accingiamo ad affrontare, ma che in realtà sta diventando la normalità, per cui è necessario veramente attuare un nuovo paradigma sia nella parte dell'utilizzazione delle macchine, ma anche nei mezzi tecnici che abbiamo a disposizione per la fertilizzazione e per il controllo, diciamo, delle malattie. Quindi, parlando di fertilizzazione sostenibile in agricoltura, ma anche e soprattutto in cerealicoltura, lasciamo molto volentieri la parola alla dottoressa Pellegrino. Quindi la abilito a presentare la presentazione. Ok. Allora, provo. Sì. Ok, devo abilitare, oltre abilitarmi i temi, devo abilitare io, non so, forse perché è una nuova. Allora, Temo che dunque. sia il Mac Sì. Ok, che vuole l'autorizzazione. ci sono. Ok, scusate. Ce la farò, eh. Ok. Perfetto, dovrei esserci. Mi sentite? Sì, vediamo, Ok, perfetto. allora, buongiorno. Vedete il monitor, no? Lo schermo principale. Sì, vediamo perfettamente. Ok, allora, buongiorno, io mi presento, sono Elisa Pellegrino, sono ricercatrice alla Scuola Superiore Sant'Anna in questo centro che si chiama Centro di Ricerca sulle Produzioni Vegetali e oggi vi parlerò un po' di, insomma, faccio un piccolo intervento sulla fertilizzazione sostenibile in agricoltura da un altro punto di vista rispetto a quello che avete appena, diciamo, descritto. Anche noi ci occupiamo di tecnologia in agricoltura, ma di biotecnologia, insomma, ci si occupa di microrganismi. E come vedete da questa immagine, l'apparato radicale è associato a una serie di microrganismi che possono proteggere le piante tramite un maggior stimolo degli essudati radicali.
e anche principalmente di esudati radicali e quindi un cambio della microflora benefica intorno agli apparati radicali o anche dentro l'apparato radicale che può proteggere quindi le piante contro i patogeni, non solo radicali ma anche epigei. Inoltre questi microrganismi associati alle piante possono stimolare lo sviluppo proprio dell'apparato radicale e si sa quanto è importante sia per la produzione epigea, ma anche per combattere gli stress idrici in cui si possono trovare le colture. Inoltre abbiamo microrganismi che, come ben sappiamo, sono in grado di fissare l'azoto atmosferico. In questo caso qui c'è un Bradyrhizobium japonicum, quindi in questo caso è microrganismo che fa simbiosi con la soia e poi abbiamo microrganismi che possono migliorare l'assorbimento e l'accesso ai nutrienti tramite sia un ampliamento del volume di suolo ricoperto, insomma, dove possono arrivare non solo gli apparati radicali, ma in più c'è un micelio che si sviluppa dagli apparati radicali e che e quindi va a ricoprire un più ampio volume di terreno. Inoltre ci sono altri microrganismi che rendono più disponibili i nutrienti, che sono anche dei possono essere anche dei simbionti sia simbionti che non simbionti, che possono migliorare, diciamo, la disponibilità dei nutrienti. Noi andiamo a operare in questo ambiente, cioè operiamo sia dentro l'apparato radicale che tutt'intorno nella rizosfera. Come possiamo quindi gestire efficacemente questo microbiota del terreno, della pianta? Possiamo utilizzare degli interventi indiretti, cioè delle operazioni culturali agronomiche. E per questo si parla di un incremento della concimazione, perché diciamo, il concimare poco o niente non incrementa la funzionalità dei microrganismi. Ci vuole una concimazione sostenibile che va a migliorare la biomassa microbica dei terreni e quindi rende funzionale il servizio che loro fanno. L'applicazione di una non lavorazione in certi casi, se possibile, e se i nostri terreni, insomma, sono adatti a questo tipo di applicazione pratica agronomica, può migliorare quindi il no-tillage, può migliorare la densità, la biomassa dei microrganismi del terreno e anche la diversità. Inoltre, anche l'irrigazione in zone aride, laddove ho zone aride, migliora la biomassa microbica e quindi anche la sua funzionalità. Altre pratiche sono una corretta fertilizzazione organica, colture di copertura, il sovescio anche, le rotazioni colturali e poi invece dall'altra parte sono quelle operazioni che decrementano la biomassa microbica nel terreno e la loro diversità e quindi anche la loro funzionalità, come per esempio il suolo nudo o la bruciatura dei residui che si sa essere negativa, oppure l'utilizzo delle macchine pesanti, la compattazione, l'ingresso anche per pratiche di lavorazione in periodi non adeguati, l'erosione, l'acidificazione del terreno, la monocoltura, le lavorazioni intensive, i pesticidi e la contaminazione del suolo riducono la biomassa microbica e quindi la loro funzionalità. Noi di solito ci troviamo in una situazione di sostanza organica estremamente piuttosto bassa e in una situazione di biomassa microbica sotto i livelli funzionali e quindi ci troviamo di fronte alla necessità di migliorare la biomassa microbica nel terreno e la sua funzionalità, la sua diversità, mediante quelli che si chiamano invece gli interventi diretti.
Gli interventi diretti possono, diciamo, si trovano in questo ultimo, in questa parte più bassa dello schema. Quindi noi abbiamo parlato di gestione agronomica e quindi pratiche ottimali per migliorare la salute dell'ecosistema, oppure utilizzare delle piante ospiti e vedrete successivamente quanto è importante scegliere la varietà, cioè all'interno di una specie coltivata per avere un effetto positivo del mio intervento diretto con microrganismi, è veramente importante fare una scelta corretta della varietà all'interno della specie che si decide di trattare. E in basso ho l'utilizzo di microrganismi. Si parte da una prima generazione dove si è compreso un po' l'impatto dei singoli microrganismi sulla pianta, quindi se funzionavano o meno, abbiamo fatto tutta una serie di esperimenti in laboratorio. Poi siamo andati a mettere insieme i diversi microrganismi che funzionavano, che erano efficienti, li abbiamo messi in consorzi in modo da creare quelli che sono chiamati gli inoculanti microbici, per creare queste comunità di microrganismi, dette sintetiche, che sono inoculanti su misura specifici per certe colture. Questo è un po' quello che diciamo, quello che c'è dietro la fertilizzazione biologica delle piante, però ci scontriamo un po' su quello che è la qualità dei prodotti biostimolanti. Si chiamano prodotti biostimolanti perché po possono aumentare la produzione, ma potrebbero anche non aumentare la produzione, aumentare solo l'assorbimento dei nutrienti. In questi prodotti biostimolanti, per esempio, qui ho preso uno studio che prende in considerazione 11 inoculanti commerciali presenti in Europa, che sono in commercio in Europa e sono stati analizzati. In celeste vedete il numero di specie dichiarate. Ok? In arancio il numero di specie presenti all'interno del prodotto che sono state dichiarate, mentre in grigio vedete il numero di specie presenti ma non dichiarate. Quindi vedete in questo primo caso, diciamo sì, cioè tra il dichiarato e quello presente c'è una buona corrispondenza, però ci sono anche tante altre specie che non sono state dichiarate. Guardate in questo caso, nel prodotto B dichiarano un numero di specie che è 10, ma ci se ne ritrova meno di 2 e ci sono quasi 4 specie non dichiarate. Quindi questa è un po' la situazione che abbiamo dei prodotti commerciali, che in altri casi, diciamo, in questo caso abbiamo una buona corrispondenza, però c'è un problema, diciamo, alto per quanto riguarda anche specie non dichiarate che sono presenti nei prodotti. Questo a scapito non solo dell'efficacia, ma anche dell'attendibilità dei risultati dovuti ad applicazioni diverse in aziende diverse, perché magari uno pensa ad avere un prodotto e rispetto all'etichetta pensa, insomma, prevede di avere un miglioramento, però poi non ci si ritrova quello che uno aveva sperimentato all'inizio. E un'altra ricerca recente del 22 prendeva in considerazione 28 inoculanti che sono stati utilizzati in campo, sempre inoculanti commerciali. Questi sono utilizzati in Australia, questi in Europa e questi in Nord America. E in basso vedete da A e J o da 1 a 15 e A e C. Sono i prodotti commerciali, invece CN è il controllo non trattato e RI, in questo qui, qua e FG, sono dei, per esempio, funghi micorrizici estremamente efficienti che si sa
che sono estremamente efficienti nel promuovere la produzione. E cosa si può vedere? In Australia il controllo rispetto all'applicazione dei formulati commerciali, la colonizzazione che io andavo a leggere nell'apparato radicale è praticamente simile, non si differenzia diciamo, le piante non trattate, in un caso è anche inferiore. E per quanto dall'altra parte invece ho la biomassa, tutti si comportano su per giù nello stesso modo e quello che aveva la biomassa inferiore stranamente produce molto di più. In Europa cosa succede invece con i prodotti commerciali in Europa? In Europa applico il prodotto commerciale, ho un incremento, in certi casi diciamo netto della colonizzazione, in altri casi non vedo nemmeno un effetto sull'incremento di colonizzazione. Quando vado invece a vedere l'incremento di biomassa dovuto all'applicazione di quel prodotto, in certi casi osservo, per la maggior parte dei casi, osservo dei buoni incrementi, diciamo variabili, ecco. In Nord America il controllo ha una colonizzazione simile a dove tratto. Questo non significa che nell'apparato radicale ci sia la stessa cosa, perché qui ho trattato, quindi dovrebbe esserci una diversa comunità. E in questo caso, con i prodotti applicati in Nord America, ho un netto incremento delle produzioni. Questo, diciamo, la problematica dei prodotti commerciali, quello che è stato visto, è ciò che viene dichiarato sull'etichetta e quello che poi in realtà trovi all'interno del prodotto. Infatti in Australia, come vedete, il numero di spore che erano nel prodotto commerciale sono estremamente basse, mentre in Nord America, dove il prodotto funziona, sembra funzionare meglio, di quello che era stato dichiarato in etichetta risponde a ciò che doveva essere. Quindi noi ci siamo trovati un po' negli anni ad avere, noi abbiamo questi prodotti commerciali in giro che potevamo utilizzare e applicare nelle diverse prove, però questo non è stato fatto, ma ci siamo mano a mano creati una banca di sia funghi che batteri e abbiamo sia esotici, cioè presi da non terreni toscani, ma isolati e testati da noi, ma isolati in altre zone del mondo o europee, ma ci siamo creati anche una banca di inoculanti di funghi o batteri nativi che abbiamo utilizzato sia come principalmente che abbiamo utilizzato come consorzi. Qui vi porto un esempio di applicazione su cece e come vedete sulla sinistra riporto la colonizzazione e diciamo i trattamenti erano quindi un mix di esotici, un mix di nativi e isolati singoli di funghi micorrizici erbuscolari. Cosa andavamo a leggere? La colonizzazione radicale per capire se il fungo entrava e se si era sviluppato all'interno della coltura, che era il cece. E come si vede, come si può osservare, l'inoculante misto nativo, quello diciamo messo a punto da noi, isolando la comunità da terreni coltivati in maniera sostenibile in Toscana, e funzionava meglio in termini sia di sviluppo del fungo all'interno dell'apparato radicale, ma ha funzionato anche estremamente bene in termini di incremento delle produzioni rispetto al controllo non trattato, con diciamo un aumento. Noi in questo caso non fertilizzavamo affatto, quindi il controllo praticamente è un non fertilizzato. Quindi rispetto al controllo non fertilizzato ho un aumento in campo di diciamo quasi il doppio della produzione in ceci.
Quindi questo è stato un ottimo risultato utilizzando quindi un consorzio nativo locale. Anche gli inoculanti singoli, un inoculante singolo e esotico funziona estremamente bene, però nel nostro caso diciamo, cerchiamo di proporre e di fare utilizzare ai nostri agricoltori quanto più possibile inoculanti locali. Questo invece sono i risultati, con una slide sola, di uno degli ultimi progetti, il Fertibio, e questi qui sono risultati su frumento tenero, 2 anni di dati. Abbiamo applicato questo consorzio locale costituito da 14 specie di funghi micorrizici ergoscolari e siamo andati a studiare la produzione. L'assorbimento di diversi nutrienti, dai macronutrienti, l'azoto, il fosforo, il potassio ed anche micronutrienti, sia nella pianta che soprattutto nella granella. Ma non ci siamo fermati lì, ma siamo anche andati a studiare i nutrienti e anche alcune proprietà più legate alla salute dell'uomo, sia nel trasformato, cioè nella farina, che anche nei grissini. Per sintetizzare, diciamo, i risultati, non vi porto, diciamo, gli incrementi di produzione o gli assorbimenti, ma qui è un'analisi che mi fa una sintesi del miglioramento delle produzioni e il miglioramento dei nutrienti laddove ho trattato le varietà. Le diverse varietà di frumento, infatti sono quelle con la stellina, che sono tutti sulla parte sinistra dell'immagine, e ho messo in un cerchietto il Siave e il Bologna perché sono i genotipi che hanno mantenuto per 2 anni consecutivi incrementi consistenti, cioè paragonabili nel primo e nel secondo anno, sia nelle produzioni che nell'assorbimento dei nutrienti. Quindi è, come vi dicevo, estremamente importante andare anche a scegliere il genotipo. Mi permetterei di dire che un Siave o un Bologna, anche se alcuni dei miei agricoltori in Sardegna, quando gli parlo del Bologna, ora iniziano a storgere un pochino il naso perché non lo utilizzano, comunque è importante. Noi si sta lavorando con la SIS e si stanno testando diversi genotipi di frumento tenero e duro, sia in laboratorio, ma andando anche a vedere su diversi siti quant'è la colonizzazione, quant'è la produzione che può essere legata alla presenza di la compatibilità dei nativi con le produzioni, quanto sia importante, come vi dicevo, la scelta del genotipo. In questo caso, il Siave e il Bologna, come ho detto, mi permetterei di dire che potrebbero essere utilizzati come genotipi e si prevedono ottimi risultati sia in termini di aumento delle produzioni che assorbimento dei nutrienti utilizzando questo consorzio locale di funghi micorrizici. Noi, grazie al Fertibio, abbiamo anche creato abbiamo ristrutturato una serra. In questa serra teniamo qui in laboratorio la produzione dei microrganismi, la base, ecco, e in serra facciamo una produzione un pochino più ampia di questi microrganismi in modo da avere delle quantità delle quantità maggiori e fare esperimenti in campo, anche se in questo caso abbiamo trattato il seme e non il terreno, quindi le quantità utilizzate sono basse e il prodotto viene micronizzato. Un altro aspetto importante dei vari progetti, questo qui è sempre un risultato del Fertibio, è che siamo riusciti a mettere
diciamo in banca e quindi in propagazione, nuove specie di funghi micorrizici, nuove isolati appartenenti, diversi isolati appartenenti a tre specie e che hanno, come si vede da questo grafico, qui era una pianta ospite modello, che hanno notevoli in neretto la linea, diciamo, che divide il A04, rappresenta il controllo non inoculato, e quindi, come vedete, c'è una grande variabilità di risposta della pianta modello all'applicazione di questo biostimolante. E questi, volevo ricordare, qui ho riportato questa immagine perché questi ceppi sono stati isolati sia in terreni coltivati in maniera intensiva, come vedete il V0, quindi mais in maniera intensiva, ma fino ad arrivare a 66 anni dall'abbandono della coltivazione, quindi in un gradiente di fertilità di terreno, e quindi diciamo che abbiamo individuato due gruppi di funghi micorrizici arboscolari: un gruppo che tende a spingere molto la produzione di biomassa, e un gruppo che tende a spingere molto l'assorbimento dei nutrienti, questi in maniera indipendente, ecco, non è quelli che assorbono di più riducono la produzione. Quindi abbiamo creato altri due mix di funghi, che poi contengono anche batteri, chiaramente, che possono essere applicati laddove voglio più spingere la produzione o dove voglio ho bisogno invece di migliorare un po' la qualità della produzione mediante l'assorbimento di nutrienti quali azoto, principalmente nel frumento, oppure anche micronutrienti che sono importanti nella granella anche del frumento. Vi ho riportato qua un ultimo aspetto, due ultimi aspetti delle nostre ricerche che vengono però attualmente applicati anche in piano campo grazie a un ulteriore progetto, il Microforagri. E in questo caso è un fungo, non è un fungo micorrizico, ma è un simbionte dell'apparato radicale, un endofita dell'apparato radicale delle piante, che è stato isolato da terreni estremamente aridi in India, e come vedete è stato riprodotto. Queste sono proprio diciamo, queste palle di micelio e spore, viene riprodotto in condizioni axeniche su mezzo liquido, e non ha bisogno quindi della pianta per essere riprodotto, come ad esempio il fungo micorrizico, e le piantine vengono inoculate prima del trapianto. In questo caso l'abbiamo applicato su pomodoro, quindi per le ortive questo fungo insomma, lo stiamo applicando su ortive per adesso, e come vedete, in condizioni di stress idrico, DS, l'incremento della biomassa in condizioni di applicazione della serendipita si ha un incremento della biomassa, mentre quando applico la serendipita in condizioni di no stress idrico non ho variazioni tra la produzione di biomassa o la produzione, ora qui ho riportato la biomassa, ma anche c'è, cioè, la parte, insomma, di produzione di pomodoro e di frutto, e in condizione di stress idrico ho un incremento della biomassa. Questo è legato, noi l'abbiamo insomma studiato, anche legato ad alcuni geni, quindi anche è stato dimostrato in questo modo, e l'abbiamo anche osservato dentro l'apparato radicale. E un'altra parte della nostra ricerca, della recente ricerca sviluppata all'interno del microforagri, invece è quello di l'utilizzo di batteri fosforosolubilizzanti. Nel microforagri i batteri fosforosolubilizzanti vengono applicati in associazione con, in questo caso, microidrossiapatite,
cioè ottenuta dalla lavorazione del pesce. Sono quindi diciamo, le lische dei pesci che hanno un alto contenuto in idrossiapatite. Noi le abbiamo utilizzate come prodotto secondario e abbiamo utilizzato insieme a questo idrossiapatite, che contiene tantissimo fosforo, però poco solubile in micro quantità, le abbiamo utilizzate con batteri fosforosolubilizzanti. Conciato i semi di frumento e anche di orzo, tre varietà di frumento e tre varietà di orzo, e attualmente sono in campo sia gli orzi che i frumenti, che sono stati conciati con questi batteri fosforosolubilizzanti. Vabbè, non riporto, insomma, qui ci sono un pochino i nomi, lo vedete, un batterio che non fosforosolubilizza non crea l'alone attorno al punto di inoculo, mentre un batterio che fosforosolubilizza, come per esempio lo Pseudomonas graminis, crea quest'alone attorno al punto di inoculo, e che fa capire che questo era in meno di una settimana, quanto il batterio è in grado di solubilizzare, in questo caso, la idrossiapatite. Quindi noi abbiamo screenato una serie di batteri, abbiamo creato questo pool quello applicato in campo, di quattro batteri altamente efficienti, che erano stati in questo caso isolati. Noi, quello che abbiamo applicato nel microforagri, sono batteri fosforosolubilizzanti isolati da terreni e coltivati, tillage, cioè non lavorati e lavorati, su frumento e nella zona di Cordova, quindi in zona mediterranea come la nostra. E qui alcune conclusioni: è necessario, a mio avviso, migliorare le linee guida e gli standard di settore, quindi per garantire la protezione dei consumatori, quindi dei nostri agricoltori, nel mercato dei biostimolanti, per quello che vi ho detto. Che non esiste un'unica soluzione applicativa, occorre definire il sistema di gestione, l'inoculante microbico, il genotipo della pianta. Gli isolati, diciamo, consorzi microbici locali hanno dimostrato di avere prestazioni pari o addirittura migliori rispetto a quelli esotici, e occorre migliorare la nostra compressione e anche fare esperimenti in campo con microrganismi per valutare l'efficacia anche in queste condizioni di stress di tipo abiotico, come per esempio gli stress idrici, che con queste, diciamo, annate agrarie sono molto frequenti, e anche stress biotici, perché con queste annate agrarie, anche con le temperature in incremento durante l'inverno, l'attacco di patogeni è notevole, e questo porta a elevate perdite di produzione per gli agricoltori. Inoltre, appunto, è importante per noi e anche per la SCIA, è quello di divulgare le tecniche di formulazione, conservazione e applicazione tramite corsi ad hoc sia per tecnici che per agricoltori. Bene, grazie, grazie, grazie mille, dottoressa Pellegrino, e aggiungerei anche provare eventualmente, perché no, a fare delle sperimentazioni, magari utilizzando le tecnologie di agricoltura di precisione, applicando magari questi concimi e ipoteticamente andare a vedere anche con un monitoraggio più puntuale dello stato di, come abbiamo detto, l'incremento della biomassa, ma andiamo anche a vedere nel tempo, grazie chiaramente alle tecnologie satellitari, questo è possibile, andare a vedere come le piante reagiscono e effettivamente se questi formulati permettono chiaramente di rispondere durante il ciclo, non soltanto l'effetto finale, che molto spesso è quello che si va a valutare chiaramente, perché quando si fa la è per l'agricoltore la cosa più importante, ma sarebbe anche sicuramente andare a vedere come nelle varie annate agrarie, grazie alle tecnologie di precisione, i microrganismi possono effettivamente in varie situazioni, magari
piante che entrano in stress idrico prima non entrano e si vede puntualmente con magari le strumentazioni da satellite, il rilevamento tramite droni, eccetera, eccetera. Quindi chiaramente ci sono delle prospettive future, magari perché non pensare anche a un nuovo progetto su questa linea prossimamente. Quindi io vi lascerei in conclusione, ringraziamo nuovamente la dottoressa Pellegrino, vi lascerei in conclusione un attimo la disseminazione, diciamo, per quanto riguarda il progetto EOS che tramite il sito internet che vi dovrei in questo momento. È un sito internet chiaramente funzionale alla presentazione del progetto, quindi molto breve, visto anche la data breve, diciamo, di 24 mesi del progetto stesso, portati un po' i vari partner del progetto, chiaramente che afferiscono a diverse aree territoriali. Abbiamo nell'area fiorentina Cia Toscana e il Dagri nell'area, diciamo, di Montalcino, Copernico, e poi lungo la costa Terre dell'Etruria, le due aziende agricole. Qui chiaramente trovate gli obiettivi, le azioni del che sono chiaramente ancora in corso di sviluppo. In più, per approfondire maggiormente i partner, un'area blog dove verranno inserite le notizie principali del progetto, che chiaramente in questa fase, essendo, diciamo, agli inizi, è abbastanza vuota, e poi download, chiaramente la notizia per quanto riguarda l'incontro di la presentazione del materiale che ci verrà messo a disposizione da parte dei relatori e tutti i collegamenti utili ai prodotti che successivamente realizzati nell'ambito del progetto. Chiaramente a tutti i partecipanti invieremo del sito internet. Per quanto riguarda le attività disseminative, ci sarà anche la presentazione di un incontro in campo, che programmeremo molto probabilmente nei prossimi mesi, e un convegno finale che speriamo possa andare nel 2025 con una piena raccolta della stagione 2024. Quindi, se non ci sono domande e interventi, io ringrazio tutti per la partecipazione e per la pazienza di oggi. Benissimo, vedo che c'è una fitta conversazione. Buona serata e alla prossima. Ringrazio chiaramente tutti i partner per la pazienza di oggi e tutti i colleghi e gli intervenuti. Perfetto. Grazie. Ciao, grazie a Ciao. tutti. Ciao. Arrivederci. Ciao, grazie a tutti. Arrivederci.